Non ero mai stato a Parigi prima di questo viaggio. Non sono mai stato a Londra. E ci arriverò in treno dalla capitale francese. Alla Gare du Nord, dei turisti spagnoli cercano di staccarsi il sonno di dosso. È dall'Ottocento che si è iniziato a ipotizzare un collegamento fisico tra il Regno Unito e il continente. L'ultima volta che l'uomo è riuscito a transitare senza navi da una parte all'altra è stato durante l'ultima glaciazione. Negli anni 90 è stato inaugurato il Tunnel della Manica, che evita la seccatura di camminare sul ghiaccio. Da Parigi con l'Eurostar attraverso l'Eurotunnel sotto la Manica, sul viaggio da scheggia perché il treno va fra i 200 e i 300 km orari, il tunnel sotto la Manica che misura una cinquantina di chilometri lo si passa veramente in poco tempo. Là sotto si hanno sopra la propria testa circa 75 metri di rocce e poi 50 metri di mare. Anche per i più claustrofobici non vi preoccupate, perché a quella velocità sono davvero pochi minuti quelli che passerete sotto il mare, e poi sembra un tunnel qualunque. La stazione di arrivo di St. Pancras è di fianco a quella di King's Cross, da dove partiva Harry Potter per Hogwarts. Ok raga, la situazione è questa, in coda con i bambini al binario 9 e 3 quarti. Ok, you can do the scarf thing. That's great. Can you do it again, please? Yeah. All right, 1, 2, 3, Harry Potter. Great. Ma la magia vera si manifesta al tavolo della colazione e al profumo di calorie. Aspettavo da sempre di consumare una vera British breakfast. Anche la mia vicina ci va giù pesante. Lascio le valigie in questo tranquillo ostello inserito in un elegante quartiere georgiano che mi dà il benvenuto. Mi lascio subito stregare dagli stretti vicoli del centro, dove ci si prepara la pausa pranzo. Pasta come se non ci fosse un domani. La città è un mix di architetture di epoche diverse. Lo stesso vale per le facce della gente, con le loro tante storie, e mi fermo a guardarle. Chissà la loro mattina dove li porterà. Chi dovranno incontrare? Quanti stanno per ricevere un bidone o una bella notizia? Dalla centrale Fleet Street si aprono passaggi che sembrano privati e che invece conducono a cortili pubblici come questo, dove si trova un luogo di vera magia. Questa casa ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della lingua inglese. Questa era la dimora di Samuel Johnson, che a metà del Settecento ha scritto un dizionario della lingua inglese, non il primo, però è stato davvero fondamentale, è stato punto di riferimento per oltre 150 anni fino alla realizzazione dell'Oxford Dictionary. E proprio in queste stanze si è dedicato allo studio della lingua e in un clima di parsimonia, se non addirittura di miseria, ha portato a termine Johnson la sua colossale opera. Ma su alcuni retroscena ne parliamo insieme alla curatrice di questo spazio. Johnson's work was infinitely important because it set the standard for every English dictionary that existed afterwards. They're all from Johnson's dictionary, written in this room. But Johnson didn't finish his degree, so why did they pick him? He was an incredible mind, an incredible intelligence, and he had a photographic memory, so he could read a book and remember it years later. He had a database of knowledge of literature and various languages. He was paid and agreed to deliver the project in 3 years. When he started work on it, he realized actually in order to answer all of these questions, he needed to give more and more information. So it would just grow and grow. What he agreed in 3 years, it took him 9 years, but he didn't get any more money for the extra 6 years. So he lived quite impoverished. This house where we are now was often full of people who needed help and didn't have money, who would stay with him, he would pay for their food. A Johnson sarebbe piaciuta la lingua italiana? Lo conosceva? Sì, sì, lo conosceva, lo parlava, però non tanto bene, come il mio. Very Sono inspiring. Orgogliosa per lavorare qui. Perfect. Okay. Nei pressi c'è la chiesa di St. Bride,
tappa che un giornalista non può mancare. Parliamo ancora di parole e di testi scritti, tra l'altro con una storia che si ricollega a quella di Samuel Johnson, che non è un caso se si è installato a pochi passi da Fleet Street per realizzare il dizionario della lingua inglese. L'unica macchina da stampa londinese a fine 400 si trovava a Westminster, era stata trasferita poi nel cortile di questa chiesa e da allora è nata una fervente attività editoriale in questo quartiere. Sono nati bookstore e poi i giornali, il Times, Observer. All'interno, nelle panchine, troverete le targhette con il nome di molti giornalisti, di molti editori, fotoreporter, alcuni morti come corrispondenti di guerra, che vengono ricordati in questo luogo di culto che è diventato un punto di riferimento non soltanto per i giornalisti credenti ma anche per quelli laici, perché appunto devono molto all'attività che è stata svolta negli ultimi secoli da queste parti. Dell'altra magia provano a farla questi giovani che preparano pranzi in stile Harry Potter. Di fianco, sempre sulla caotica Fleet Street, c'è il salone del leggendario barbiere sgozzatore Sweeney Todd, sostituito oggi da un negozio per bambini. Mi tuffo in un altro vicolo che porta a una chiesa costruita nel 1100 dai Templari, Temple Church. Le effigi dei cavalieri sono ancora adagiate sul pavimento nella sala circolare che richiama il Santo Sepolcro di Gerusalemme. L'area è dal 600 affittata a due società di avvocati. Di avvocati ne è pieno il centro, e anche di broker e di impiegati, tutti imprigionati nei loro uffici di vetro che iniziano a riflettere i colori del tramonto. Il Tamigi si tinge di rosa, e così gli edifici che affondano le radici nell'acqua. Sembra che la città prenda fuoco come accadde 4 secoli fa. Era il 1666 quando Londra fu rasa al suolo da un incendio che si mangiò la città. Infatti gran parte è stata ricostruita successivamente, artefice ne fu soprattutto l'architetto Christopher Wren. A lui si deve anche la Basilica di St. Paul che vedete stagliarsi sull'orizzonte. E questo monumento e questa alta colonna nel cuore della City serve proprio a ricordare quell'episodio che ha cambiato il volto della città, una città che ha cambiato in realtà volto più volte, soprattutto qua nella City con le sue megastrutture, tra cui campeggia, la vedete qua dietro, la scheggia di Renzo Piano sull'altra sponda del Tamigi. Quassù, soprattutto al tramonto, la vista è davvero magnetica. Però mi raccomando, veniteci con i muscoli ben freschi perché ci sono tanti gradini da fare e non c'è ascensore. Scesa la colonna, mi danno il certificato dei 311 gradini saliti. Attorno c'è la frenesia di uno dei principali centri finanziari del mondo. Da una chiesa anglicana escono le note di un'arpa che attutiscono i passi della City. La gente esce dal lavoro e corre verso la metro, tra le cime aguzze dei grattacieli, tra cui svetta la sede della Lloyd, un edificio dello stesso stile architetto del Centre Pompidou, ricordate? C'è chi si attarda a bere qualcosa con i colleghi e chi torna a casa in bicicletta, e sono tanti. E c'è chi si sofferma ad ammirare tutto questo. Per cena scelgo il quartiere di Soho, affollatissimo, e ordino meat pie, ovvero tortino di carne, smashed potato e pudding per dessert. In qualche club qualcuno festeggia, nei pub ci si rilassa. La notte a Londra è una grande signora. Salgo su un bus double decker per tornare in ostello. Dalle vetrate in prima fila del piano superiore sembra di guardare un film in 3D. Tra poche ore invece verrò travolto dall'uragano della Brexit.